Ben ritrovati a tutti. Oggi abbiamo con noi Gianfranco Viesti, professore ordinario di economia applicata all'Università di Bari. Intanto benvenuto professore e grazie per aver Benvenuto, accettato il nostro grazie. invito. Grazie a voi. E il professor Viesti nei suoi studi ha approfondito la questione meridionale del regionalismo legislativo in diversi lavori e soprattutto da una prospettiva di geografia economica. L'anno scorso in particolare ha pubblicato anche due libri interessanti, uno dedicato al PNRR, e un altro proprio sul tema appunto di cui ci occupiamo oggi, ossia sulla questione del regionalismo e dell'autonomia differenziata, chiamato La secessione dei ricchi, è pubblicato per la Terza. Professore, allora io partirei subito con la prima domanda, perché lo scorso martedì 23 gennaio il Senato ha approvato il decreto di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Adesso il testo passerà alla Camera, dove però insomma anche lì con ogni probabilità verrà attuato, verrà approvato. Quindi le chiederei insomma di spiegare a chi ci ascolta intanto cosa prevede questa legge e lei cosa ne pensa. Dunque, il mio libro, che è uscito da pochissimo dalla Terza, si chiama Contro la secessione dei ricchi e quindi dà conto della mia posizione che è contraria a questo processo, che appunto non è un processo autonomistico, regionalistico, normale, ma è una richiesta da parte di alcune regioni del paese, in particolare di Lombardia e Veneto, ma anche di altre, di avere dei poteri sconfinati pari a quelli degli stati nazionali, cioè di poter avere competenze assolute nella scuola, nella sanità, nelle infrastrutture, nei trasporti, nelle energie, nella cultura. Devo prendere fiato perché la lista è lunghissima, sono 23 materie, sono praticamente tutti i poteri di uno stato sovrano. E queste stesse regioni cercano in tutti i modi di avere condizioni economiche di favore per esercitare queste competenze, cioè di trattenere una Scusi parte se del la debito. interrompo, però per fare una battuta, praticamente a parte tutti i temi che già di competenza dello Stato in realtà non sono già più perché sono o di Bruxelles o direttamente di Washington, diciamo, si potrebbe dire così. Lo Stato nazionale non deve essere un mito, perché è bene che il potere sia diffuso. La mia opinione è che è bene che ci siano delle politiche europee, è bene che ci siano delle politiche a livello regionale, ancor più delle cose che fanno i sindaci dei comuni. Quindi non sono affatto centralista. La nostra Presidente del Consiglio 10 anni fa voleva cancellare le regioni perché lei voleva portare tutti i poteri al centro. Io non sono d'accordo, credo in un regionalismo ben organizzato, che non è questo, perché vogliono queste regioni e solo loro vogliono tutti questi poteri e vogliono trattenere anche una parte del gettito fiscale che i loro cittadini pagano. E quindi per me questo è un processo parasecessionistico dei ricchi perché sono le regioni più ricche. La storia è lunga e intricatissima, per questo ho fatto un libro per raccontarla e parte da molto lontano. Questa ultima tornata parte nel 2017 con le richieste di queste due regioni, poi si è affiancata anche l'Emilia-Romagna, il che ha reso il quadro politico e tecnico ancora più interessante e complicato. La sostanza è che adesso il Senato, come dicevate voi, ha approvato questa legge che non significa, che significa pochissimo dal punto di vista giuridico, poteva tranquillamente non esserci, è invece molto importante dal punto di vista politico, perché serve a due cose. La prima cosa è togliere di mezzo il Parlamento, perché in base alle procedure di questa legge tutto il potere è nelle mani del Presidente del Consiglio, della Presidente del Consiglio, che potrà fare quello che vuole con i Presidenti delle Regioni. E il secondo grande obiettivo di questa legge è molto mescolare le acque in modo tale che già si capisce poco di tutta questa storia. Adesso si capisce ancora di meno perché gli aspetti finanziari sono diventati intricatissimi. E per dirla il Soldoni, un pezzo della maggioranza di governo temeva che con questa processo di alienarsi le simpatie, soprattutto al centro-sud, di possibili elettori, sta provando a convincere tutti che praticamente la Presidente del Consiglio è una specie di fata magica, nel senso che con questo provvedimento fa del bene a tutti, staranno tutti meglio, come nelle fiabe, e il che non è così. Che cosa succederà adesso lo vedremo, ma intanto c'è stato questo evento, certamente passerà anche alla Camera,
da questo non succede niente, perché il tutto poi diventa importante quando le intese fra la Presidente del Consiglio e i Presidenti Zaia e Fontana si concretizzano. E di queste intese noi come cittadini e anche i parlamentari, in quanto parlamentari, non ne sanno assolutamente niente. Quindi è un processo in più tempi, è una commedia in tanti atti, adesso ne stiamo vivendo uno, poi vedremo che cosa viene. Ecco, ma è come le verrebbe da rispondere a coloro che dicono che in sostanza, in verità, si tratterebbe di procedure legislative e amministrative che si limitano ad attuare appunto un qualcosa già previsto dalla Costituzione, no? Si dice appunto il terzo comma dell'articolo 116. Quindi cosa dovrebbe rispondere a questo appunto? E poi in che modo, secondo lei, questo disegno di legge invece accrescerà ulteriormente appunto la differenza tra le regioni del nord e le regioni del sud? Allora, la nostra Costituzione prevede in un comma dell'articolo 116 questa procedura, quindi queste regioni non stanno facendo assolutamente niente di illegale. Naturalmente si possono avere opinioni diverse sul fatto che ci sia questo comma, ma intanto c'è, è la nostra Costituzione e bisogna rispettarla, ma la Costituzione non dice da nessuna parte che questi poteri devono essere concessi. La Costituzione dice che questi poteri possono essere chiesti, ma che poi spetta al Parlamento decidere se vuole chiudere la scuola pubblica italiana, se vuole eliminare il Servizio Sanitario Nazionale, se vuole frammentare la rete delle infrastrutture. Dunque sono richieste che vengono formulate del tutto lecitamente, ma che possono essere tranquillamente respinte. Abbiamo un precedente. Veneto e Lombardia nel 2006-2007 hanno fatto richieste più moderate di queste, il governo dell'epoca, alla fine, che era il governo Berlusconi, altra cosa interessantissima, le ha rifiutate in blocco. Quindi che le regioni chiedano va benissimo, che il Parlamento debba accettare quello che le regioni chiedono, non c'è scritto da nessuna parte, assolutamente. E un pezzo della storia è la differenza fra nord e sud, ma è solo un pezzo perché un spostamento di poteri così grande fa danni a tutto il paese. Non è che se uno sta in Toscana o in Veneto è favorito da questa iniziativa, perché significa, sono tanti problemi politici tutti insieme. Crediamo noi nella funzione della scuola pubblica italiana uguale per tutti i ragazzi e le ragazze, vogliamo che le cure attraverso il Servizio Sanitario Nazionale siano il più possibile, se possibile più di oggi, è gratuite e disponibile per tutti tendenzialmente allo stesso modo, quindi i nodi sono politici. L'opposizione al sud è più forte perché questa iniziativa nasce dalla cultura leghista, quindi dalla cultura non soltanto di teniamoci i nostri poteri, quindi di un'Italia fatta a coriandoli, a staterelli, ma anche del teniamoci i nostri soldi. Che questo riesca, si vedrà. Però certamente loro guardano con grande ammirazione il modello trentino, e cioè la circostanza che il Trentino per decenni abbia avuto un trattamento fiscale di favore rispetto al Veneto, alla Lombardia, alla Toscana, alla Puglia, alla Campania, significa che i cittadini di quella provincia autonoma oggi godono di servizi immensamente superiori agli altri italiani. E questo piace a molte alle classi dirigenti venete e lombarde, perché dicono anche noi siamo ricchi, anche noi ci vogliamo permettere questi servizi, che poi ovviamente questo significa che se si dà più alcuni si dà meno ad altri, e quindi quelli che possono subirne di più le conseguenze sono già i cittadini dei pezzi d'Italia, non solo al sud, ma anche nelle aree interne, anche in parti delle regioni del centro-nord più deboli, che già oggi ricevono molti meno servizi. Senti, un po' il velo di Maya steso su tutta questa questione è sempre quello, no, dei livelli essenziali di prestazione che appunto imporrebbero prima di procedere verso appunto concessioni di ulteriore autonomia alle regioni che ne fanno richiesta di stabilire appunto gli standard minimi che possono essere esigibili da ogni singolo cittadino italiano in quanto cittadino italiano. Però appunto questa partita qua è una partita infinita che non finisce mai, ne hai scritto, ho visto anche te molte volte, proprio per sottolineare il fatto che era una roba sostanzialmente un rebus irrisolvibile per come è stato posto e soprattutto ora in questa fase anche un rebus che di nuovo, no,
prescinde, diciamo, dalle prerogative del legislatore, perché appunto affidato a commissioni come se fosse una cosa secondaria. Riassumici un po' tutta la questione e cosa, insomma, lo stato dell'arte. Allora, il velo su questa questione è di tipo eminentemente politico, perché la questione è in piedi da quasi 7 anni e ha una forza fortemente a favore, che è la Lega, e nessuna forza che dall'inizio è stata contraria, perché Fratelli d'Italia non è certo di questa cultura politica, ma ha sempre saggiamente taciuto totalmente, si è totalmente defilato in questa discussione. Il Partito Democratico, tanto per cambiare, anche su questo è stato totalmente frammentato, perché il suo attuale presidente è stato uno dei grandi sostenitori di questa iniziativa, mentre altri esponenti del Partito Democratico sono stati subito contrari. I 5 Stelle hanno avuto anch'essi un andamento ondivago, nel senso che il governo Conte 1 aveva assunto questa decisione come una delle cose più importanti da fare. Vi ricordate il contratto di governo con la Lega? E salvo poi rendersi conto di che cosa stavano facendo e quindi di essere riusciti a bloccare tutto il processo nel 2019, fino a che non è caduto il governo. È da questo che dipende il fatto che non se ne capisca niente, perché la materia è complessa, ma è riducibile politicamente ad alcuni punti di fondo. Solo che questa riduzione politica dovrebbero farlo le forze politiche o le forze economico-sociali, ed è stato poco fatto. La faccenda dei LEP è intricatissima, troppo intricata per essere spiegata. La sostanza è che è un grande fumo alzato davanti alle circostanze più importanti, che sono le cessioni dei poteri e il fatto che questi poteri verranno finanziati con una percentuale del gettito fiscale, delle tasse. Non è chiaro ancora se l'IRPEF o l'IVA che si pagano in Lombardia e in Veneto. E il punto di fondo molto più importante dei LEP è chi stabilisce questa percentuale e come si rivede. E è molto più importante quello che c'è sotto il tavolo di quello che c'è sopra il tavolo. Per esempio, io trovo che una delle decisioni cruciali sia stata sostituire il presidente della commissione tecnica che produce i numeri per fare tutti i conti su questa questione. Era un professore di Milano, bravissimo, è stato sostituito immediatamente da una giurista dell'Università di Udine, ritengo anch'essa bravissima, ma che ha la caratteristica molto interessante di essere ufficialmente una consigliera del presidente Zaia. E queste sono le vere questioni di fondo di cui bisognerebbe parlare. Sui LEP la discussione è infinita, politicamente è anche interessante perché sono i diritti di tutti i cittadini, giuridicamente è un grande intrico, finanziariamente è un caos in questo momento. Abbiamo con colleghi letto, riletto, studiato e ristudiato il testo così come approvato dal Senato, ci sono almeno una dozzina di punti dove non è chiaro, non è esattamente chiaro quello che succede. Perché effettivamente i senatori di Fratelli d'Italia e di Forza Italia hanno introdotto qualche zeppa nel processo. Questo va detto onestamente, non c'è nessuna garanzia assoluta, è tutto un tira e molla, un rapporto di forza, ma questo è successo. Il succo della storia è che è tutto in mano alla Presidente del Consiglio, è lei che decide tutto, quindi sento parlare molto di lotta politica contro il premierato, ma il premierato c'è già, nel senso che il Parlamento ha ceduto ogni suo potere alla Presidente del Consiglio, che può escludere alcune materie, quindi tiene sotto scacco la Lega da questo punto di vista, e può lei arrivare a portare il Consiglio dei Ministri il testo dell'intesa che ritiene più opportuno. Dopodiché, certo che va in Parlamento per il voto finale, perché questo è nella norma, ma i parlamentari dovranno dire solo sì o no. E quindi è un Parlamento che ha un ruolo assolutamente marginale. Quindi la storia del premierato e dell'autonomia differenziata si intrecciano in maniera molto interessante, perché con l'autonomia differenziata abbiamo già il premierato. È importantissimo perché, essendo le richieste relative a 500 funzioni statali,
Magari alcune è anche opportuno decentrare le regioni, perché no? Mica sono tutte richieste assurde. E bisogna discuterne, bisogna che chi lo deve discutere? Deve discutere il Parlamento, perché il Parlamento può dire, ma in questa materia effettivamente può essere opportuno. Poi si chiede, ma perché solo ad alcune regioni? Magari lo diamo a tutte le regioni, no? Entra nel merito, vede le conseguenze degli altri, chi può decidere sui meccanismi finanziari? Solo il Parlamento, perché è chiaro che ci può essere un conflitto fra territori, ma in Parlamento ci sono rappresentanti politici di tutti i territori italiani che, come sempre nella storia d'Italia, devono fare un compromesso, nel senso migliore del termine, tutelando gli interessi dei toscani, dei lombardi e dei pugliesi, e trovando una sintesi politicamente accettabile per tutte. Per questo il fatto che il Parlamento assuma un ruolo così comprimario, grazie a questa legge approvata in Senato, secondo me è la notizia principale. I LEP servono a confondere le acque, servono a non parlare delle cose importanti. E quanto servono, diciamo, proprio da questo punto di vista qua, quanto poi possiamo immaginare che prevalga molto banalmente, no, una valutazione su quello che è il criterio, diciamo, che è stato avanzato fino ad ora, che è quello della spesa storica, dove sappiamo appunto esserci un dislivello, ce lo racconta sempre il nostro Andrea Del Monaco, insomma, tra i 17.500 euro spesi pro capite per le regioni del centro-nord e i 13.500, con un gap insomma di 4.000 euro, che vuol dire il 30-40% per le regioni del centro-sud. È certamente che il meglio che può succedere è che rimane la spesa storica. 2 più 2 può fare 4 e mezzo, 4 e tre quarti, ma è difficile che faccia 1. Se Lombardia e Veneto hanno iniziato tutto questo processo per avere più soldi, mi sembra veramente fantasmagorico che il processo finisca, che invece più soldi vanno agli altri. Quindi è evidente che la funzione storica della Commissione Cassese prima e adesso di questi vari comitati che si stanno occupando della questione è definire questi LEP in modo tale, innanzitutto, che non ci sia una lira in più perché la legge prevede l'invarianza finanziaria, ma che sostanzialmente siano riconosciuti come principi le realtà che ci sono adesso, che questi LEP siano fissati molto in basso, il che tra l'altro politicamente è una cosa molto preoccupante per tutti, perché significa che i diritti universali degli italiani sono veramente poca cosa. Non vi è dubbio che le disparità sono talmente tante che renderle uguali richiede un sacco di soldi e un sacco di tempo, però sa, un conto è cominciare a camminare verso quella direzione, compatibilmente con i soldi che ci sono, mettendoci dei soldi in più, piano piano. Un conto è invece dire che va bene così. Le faccio un esempio, per gli asili nido nel 20 e nel 21 i governi Conte 2 e Draghi hanno fatto una bellissima cosa, e cioè hanno stabilito un LEP, che è quello di un posto ogni 3 bambini da 0 a 3 anni, ci hanno messo dei soldi in maniera crescente nel tempo, soldi per tenerli aperti e non per costruirli, per pagare gli stipendi e la bolletta della luce. E ci hanno messo dei soldi crescenti fino al 2027 e li danno a chi? Li danno ai comuni in tutta Italia che non hanno gli asili nido, quindi è una cosa fatta veramente per bene. E però la bolletta finale di questo è 1,1 miliardi in più di spesa all'anno, ogni anno di spesa pubblica. E la stessa cosa pian piano bisognerebbe farla con alcuni LEP fondamentali, il tempo pieno nelle scuole, le attività di sanità preventiva territoriale, piano piano, cominciando a rendere un po' più simili. E per questo serve il Parlamento, no? Per decidere, vabbè, non possiamo rendere. La storia italiana è stata quella che è stata, non possiamo rendere i servizi in Calabria uguali a quelli in Emilia, però piano piano qualche cosa possiamo cominciare a farla. E invece non sarà così. Ale. Sì, no, tra l'altro, appunto, leggevo che il disegno di legge che dopo l'approvazione appunto di questo disegno di legge, Stato e Regioni avranno appena 5 mesi di tempo per raggiungere un accordo, che sono pochi. Cioè, non so, anche nella discussione eventualmente del trasferimento di competenze, 5 mesi di tempo mi sembrano veramente pochi, e poi invece l'accordo avrà una durata, diciamo, di 10 anni, quindi eventualmente non è che c'è il rischio che i governi successivi poi in qualche modo interrompano questo trasferimento di competenze, eccetera, eccetera. E poi le chiedevo,
Quando si parla di Stato e Regione, avranno 5 mesi di tempo per raggiungere un accordo, si parla appunto di governo o del Parlamento, di governo e regioni, e poi alla fine dell'iter il Parlamento deve dire sì o no, giusto? Giustissimo. Allora, ci sono due spinte contrastanti. Una spinta è di far presto, perché gli equilibri politici del paese, la maggioranza sembra molto solida, però non si sa mai nella vita. E quindi prima si portano a casa decisioni che poi è difficile, rivedere, meglio è. Dopodiché i tempi si allungano, perché questo certamente bisogna dare atto ai sostenitori di questo processo, che hanno uno sguardo storico molto lungo, perché dopo che succedono queste cose non cambia niente. Le cose cominciano a cambiare dopo 3 anni, dopo 5 anni, dopo 10 anni, cioè attraverso un'attuazione progressiva di questo processo. Si porta a casa subito una bandiera elettorale e si mette in moto un meccanismo che è difficile da fermare, che non cambia le cose dall'oggi al domani, ma le rende poi irreversibile. Il punto chiave è che queste intese tenderanno ad essere abbastanza snelle, perché sicuramente non smeranno tutte le 500, 300 o 200 funzioni che si tratterà di dire, cioè non diranno chi paga l'affitto nelle sedi dell'ufficio scolastico regionale, entro quanti anni il personale dell'ufficio scolastico regionale deve passare alle regioni e tutte le migliaia di decisioni congruenti con questo. Il potere di prendere queste decisioni si inabissa e viene affidato a commissioni paritetiche Stato-Regioni. E questo è bruttissimo, innanzitutto perché sono paritetiche, cioè lo Stato si mette sullo stesso piano della regione, due contraenti di uguale forza. In secondo luogo perché sono una per ogni regione e quindi ognuna se ne va per conto suo, a seconda di quanto è forte la regione riesce a spuntare di più di un'altra. E terzo perché è un meccanismo di trattativa ad hoc, particolaristico. Noi abbiamo bisogno di leggi e di norme che siano uguali per tutti, invece con questo processo si mette in moto un meccanismo in base al quale ognuno va per la, come per le regioni a statuto speciale, quelle più forti e anche più in gamba da un certo punto di vista, più forti politicamente, come il Trentino Alto Adige, soprattutto. No, la Sud Tirolo e Vox Partai è sempre stato un partito intelligentissimo, nel senso che partecipava alla vita politica solo per avere vantaggi per il proprio territorio. Però se ci riduciamo così, davvero diventiamo uno stato arlecchino nel quale ogni parlamento si dovrebbe diventare parlamentari italiani, non parlamentari. Certo, con relazione al proprio territorio, ma anche con relazione agli altri territori. Invece diventa un passo molto, che a me non piace per niente, verso un'ulteriore frammentazione e contrapposizione di interessi fra i diversi territori. Allora, contrapposizione di interessi fra i territori sono normali in democrazia, vanno mediate e risolte. In Germania litigano, si ammazzano sui meccanismi finanziari fra i bavaresi e quelli della Germania Est, costantemente, questo è fisiologico, però poi si arriva a un accordo e quello è fatto. Invece in questo modo rischiamo di mettere in moto un meccanismo nel quale la lotta per i soldi sarà la norma. E dato che questo meccanismo viene da forze politiche che puntano molto alla riduzione delle tasse, a non far pagare le tasse agli autonomi, alla flat tax e a tutto questo, diventa coerente, no? Il gettito fiscale complessivo si riduce, cerchiamo in tutti i modi di tenerci nella parte maggiore. Naturalmente è chiaro che questo non può essere, a che servono i LEP? Perché questo non può essere esplicito, perché se la legge dicesse diamo 90 ai Lombardi e 10 ai Calabresi, in Calabria succederebbe la rivoluzione. Non può dire questo la legge, bisogna mettere in atto una serie di meccanismi all'italiana, nel senso peggiore del termine, per arrivare con pazienza al risultato senza farlo vedere troppo. Sì, esatto. Tra l'altro, diciamo, è la tecnica Friedman spostata sulla devolution tra Stato e Regione. Ma no, una cosa ovviamente, diciamo, uno dei cuori ovviamente è la partita sanitaria e ovviamente, diciamo, al di là insomma, della capacità di tenuta dei singoli sistemi regionali, quindi comunque la morte del sistema nazionale e la nascita di molti sistemi regionali, che è già così in quanto.
Però diciamo c'è anche una componente abbastanza inquietante che riguarda in qualche modo l'introduzione di un sistema di gabbie salariali in qualche modo, no? Che può riguardare anche la scuola. Perché? È vero e perché? Questo è da vedere, perché questa è anche una degli strumenti comunicativi all'interno di Lombardia e Veneto per assicurarsi il sostegno. Si dice: se ci teniamo più soldi nelle nostre tasse, pagheremo di più i medici e gli insegnanti. Potremmo pagare. In realtà, quello che sicuramente succede è che tutto il potere finisce nelle mani degli esecutivi regionali, quindi ancora una volta dei presidenti delle regioni, mica dei cittadini. E loro, avendo delle competenze esclusive, possono decidere assolutamente quello che vogliono, e cioè Fontana può decidere di dare un salario accessorio agli insegnanti se diventano suoi dipendenti, ma può anche decidere di finanziare le scuole private, fa quello che vuole. La cosa è del tutto evidente nella sanità, perché quello che per quanto riusciamo a capire dalle richieste delle regioni, pensate quanto è importante che non ci sia dibattito parlamentare su questo, no? Per quanto riusciamo a capire dalle richieste delle regioni, praticamente loro vogliono diventare dei sistemi totalmente autonomi, che ciascuna regione si organizza come crede. Quindi è lecito pensare, per esempio, che in Lombardia ci sarà uno spostamento verso il privato ancora maggiore, magari in Veneto e in Emilia-Romagna, se dovesse arrivare anche l'Emilia-Romagna, no. Il punto è che si diventa sovrani su questo e si creano regole per i medici, regole per il sistema, regole per l'accreditamento, addirittura pensate. Una delle cose pittoresche, le regioni chiedono i prontuari farmaceutici regionali, e cioè una medicina va bene in Lombardia, ma non va bene in Liguria perché chissà perché, e diventano del tutto autonomi. E poi fra 10 anni, fra 20 anni vedremo che cosa saranno diventati. Tutto questo presuppone, è molto aiutato dalla circostanza che arrivino più soldi per la sanità. Quindi torniamo al punto precedente. Arriveranno più soldi per la sanità e chi lo sa? Guardi, io ho provato a chiedere in questi giorni a dei colleghi che sono proprio il top italiano di scienza delle finanze, che capiscono benissimo tecnicamente di queste questioni. Ho fatto la seguente domanda. Ma adesso, se dovessero dare le competenze in materia sanitaria, i soldi per la sanità alla Lombardia saranno sempre con l'attuale sistema, cioè sostanzialmente una percentuale del Fondo Sanitario Nazionale, oppure il sistema sarà completamente diverso e verrà fuori da una percentuale trattenuta? Loro mi hanno risposto semplicemente dicendo: in base alle carte che abbiamo, non lo sappiamo. Quindi pensi quanti misteri ci sono? Un mistero più grande è come verrà finanziata la sanità regionale. E la sanità è anche molto importante per capire dove siamo e dovremmo andare dall'altra parte, perché si dice in sanità ci sono i LEP, cioè effettivamente ci sono dei livelli essenziali di assistenza che dovrebbero essere garantiti a tutti gli italiani in materia di prevenzione, di cura. Ma il piccolo particolare che non si dice spesso è che la sanità, in sanità, il livello di questi servizi non è minimamente collegato a quanti soldi si hanno. Cioè, se io riesco a fare pochi screening, per i tumori, non è che per questo ho un finanziamento maggiore per aumentare gli screening, cioè sono un mero meccanismo di monitoraggio che da un lato è giustissimo perché fa sapere ai cittadini come stanno le cose, no? E dall'altro è anche molto frustrante perché naturalmente si dice: ah, ma la colpa è della regione che non sa amministrare bene la sanità. Probabile che una parte delle colpe siano sicuramente nelle regioni, soprattutto nelle regioni del sud, ma non tutte, perché comunque i meccanismi di riparto di questo Fondo Sanitario Nazionale favoriscono le regioni, da sempre le regioni del centro-nord, sono stati fissati nel 2000 e da allora sono rimasti stessi. Per capirci come dovrebbero essere dati i soldi della sanità, certamente in misura rilevante come sono dati adesso, e cioè tenendo conto dell'anzianità della popolazione. Chi è più anziano ha più bisogno, e questo è giustissimo. Allora dov'è il problema?
che nelle leggi degli anni 90 e nei criteri usati anche da altri paesi, i fondi della sanità dovrebbero essere dati anche in relazione alla sofferenza sociale, cioè alla presenza di sacche di popolazione povera, a basso livello di istruzione, con comportamenti di vita poco curati, con figli obesi, che vivono in case disagiate, perché anche loro hanno una domanda di sanità, consumano troppi farmaci, anche loro hanno una domanda di sanità molto più forte. Solo che i più anziani, giustamente, sono assistiti da tanti soldi e stavano fino adesso principalmente al nord, mentre i poveri, che non, in quanto tali non ricevono, le regioni che li ospitano non ricevono più soldi, stanno principalmente in Campania, in Sicilia, nelle regioni del sud. E quindi questa storia della sanità è interessantissima perché da un lato certamente ci spiega che portare i poteri alle regioni non è sempre la soluzione magica. E dall'altro ci spiega che le regole nazionali così intricate, il meccanismo di determinazione del Fondo Sanitario Nazionale, altro che la settimana enigmistica, richiede virtù, capacità di decrittazione straordinaria, ma la sostanza è che l'asse Lombardia-Veneto, insieme all'asse Emilia-Toscana, ha sempre fatto sì che il peso giustissimamente dell'anzianità fosse pienamente riconosciuto, mentre non venisse riconosciuto il peso della cosiddetta deprivazione sociale. Perché? Perché fanno i propri interessi, perché avendo pochi poveri, e se vengono riconosciuto molto il criterio della povertà, perdono soldi a vantaggio degli altri, ognuno fa il suo mestiere. Per questo ci vorrebbe una politica, un Parlamento nazionale in grado di mediare queste spinte contrapposte, perché quando i soldi sono pochi, soprattutto dopo la grande austerità e ancora adesso purtroppo, la coperta si fa corta, ciascuno ne tira un po' di più e veramente rischia di romperla. Il mio problema è che si rompe tutto. Chi l'ha detto che dobbiamo restare insieme? In fin dei conti sono solo 160 anni o poco più e magari non esplodiamo, cioè, me lo auguro vivamente, come la Jugoslavia, non ci frammentiamo come paese, ma diventa un involucro, molto più formale che sostanziale. Questa è la secessione dei ricchi. No, mi interessava capire, professore, secondo lei, dal punto di vista, diciamo, strategico-politico, premesso, diciamo, che questo disegno di legge verrà, quasi sicuramente approvato, ecco, secondo lei le regioni del sud, come potrebbero in qualche modo, comportarsi per arginare le derive, appunto, di cui lei stava parlando? E stesso discorso per magari appunto futuri governi di colore diverso, contrari a questa riforma, ugualmente come potrebbero mettere in moto meccanismi per arginare questa secessione di cui lei ci sta Sì, parlando? allora una risposta politica e una risposta giuridica. La risposta politica è che non sono le regioni del sud che devono arginare questa, perché le regioni del sud sono molto ambigue. I presidenti di centrodestra sono a favore per esigenze di scuderia, i presidenti di centrosinistra oscillano molto perché da un lato sono contrari per mille motivi, ma dall'altro un aumento dei poteri nelle loro mani non gli dispiacerebbe. Chi deve essere contrario a questa iniziativa sono i cittadini, poi i comuni che rischiano di essere ancora più schiacciati dalle regioni, tutti i comuni italiani, ma soprattutto i cittadini. Quindi non è una zuffa fra Zaia e De Luca questa è una contesa politica. E dunque l'assenza per 6 anni di forze politiche che sostenessero le ragioni contrarie è il motivo per cui siamo arrivati a questo punto. Adesso un po' si sono svegliati, speriamo bene, guardiamo avanti e vediamo che cosa succederà. La risposta giuridica è interessante nel senso che questo è un processo dal quale è difficile tornare indietro. Innanzitutto adesso le armi di contrasto da un punto di vista giuridico sono limitatissime perché si dice facciamo un referendum su questa legge. Bene, possibile, ma è del tutto irrilevante. Innanzitutto le intese si possono fare lo stesso anche senza il referendum.
cioè anche se il referendum abolisce la legge, le intese si possono fare lo stesso. In secondo luogo, finché fai il referendum, le intese le hanno fatte. Nel momento in cui cancelli la legge, quelle intese valgono sempre. Quindi è un'arma molto spuntata. Allora uno può dire facciamo il referendum sulla legge che recepisce le intese. Questo no, questo non si può fare perché è proibito. Perché è una legge di attuazione costituzionale. Si può fare una guerriglia con la Corte Costituzionale, alla Corte Costituzionale, questa può essere utile. Attenzione a come sarà composta però la Corte Costituzionale, perché adesso ci saranno molte nomine in ballo. E il punto è che sia legalmente sia politicamente nel nostro paese è molto difficile tornare indietro da questi passi. Cioè, perché uno si chiede, ma perché i trentini e gli altoatesini, con tutta la simpatia di questo mondo, devono essere così favoriti? Perché non si può piano piano renderli un po' più simili? Non dico i calabresi, ma i veneti. Perché uno studente delle scuole del Trentino deve avere complessivamente una spesa che si avvicina al doppio di uno studente della scuola del Veneto? Questo non è giusto. E come è ingiusto il fatto che i comuni del Veneto, tanti comuni del Veneto, abbiano chiesto di andarsene in Trentino soprattutto, ma anche in Friuli, perché lì avrebbero più soldi. Che Italia è questa? Perché non si cambia? Perché nessuno ha il coraggio di tornare indietro, perché si mette certamente contro tutti i trentini e tutti gli altoatesini, con un favore non così netto da parte degli altri italiani. Quindi loro sono molto intelligenti e furbi, perché un passo alla volta portano avanti dei piccoli successi che poi sono difficilmente reversibili. Se si arriva all'intesa, già legalmente scardinarla diventa difficile, perché sono sostanzialmente, possono essere riviste solo in circostanze molto particolari, sostanzialmente sono irreversibili. E quindi diventa un processo che poi cammina, con le sue gambe, con le gambe di queste commissioni paritetiche. Tra l'altro, pensate, l'ultimo aspetto di dettaglio ma fondamentale, il punto di fondo è questa percentuale, cioè quale percentuale dell'IRPEF pagata dai Lombardi finisce direttamente nelle casse della Regione Lombardia. Si è detto, si dice che il Senato ha introdotto alcuni correttivi, vero? Bisogna darne atto, mentre prima Calderoli giustamente diceva la fissiamo e addio, perché sapeva perfettamente che fissando quella percentuale diventava il Bengodi per la Lombardia e per il Veneto. Adesso non è più così, ma il potere di rivedere questa percentuale è di queste commissioni paritetiche, non è del Parlamento. E in base a istruttorie che fanno le commissioni paritetiche, magari con quella commissione tecnica dei fabbisogni standard di cui è diventata presidente la giurista consulente di Zaia, capite? In questa materia i dettagli contano moltissimo, più del fumo delle cose grosse. Ci vorrebbe qualcuno che scrivesse un libricino piccolino e chiaro per spiegare a tutti i cittadini che cosa è veramente. Oh, guarda, l'ho scritto io ed è a disposizione di tutti. No, mi interessava poi in particolare, no, non so se c'è un'altra domanda proprio specifica sull'autonomia differenziata, perché poi volevo chiudere, insomma, su un po' generalizzando la No, no, vai, riflessione. vai, 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 piano. No, no, perché appunto giustamente prima accennavi, no? Giustamente, diciamo, che in qualche modo questa accelerazione, diciamo, in direzione della secessione dei ricchi, diciamo, è un vulnus, cioè è un danno in generale per l'economia nazionale, per il paese in generale. Ti vorrei chiedere, insomma, in che modo, ecco, nel senso, cioè, perché continuare a insistere sulla necessità che lo Stato tenti di riequilibrare le disparità, il dualismo storico, no? Tra sud e nord è essenziale proprio per il sistema paese nel suo complesso. Allora, lasciamo completamente fuori il dualismo. Un'autonomia regionale differenziata e così enormemente estesa come quella chiesta da Veneto e Lombardia è un problema economico per l'Italia,
per due principali motivi. Il primo motivo è che molte di queste materie sono chiaramente di interesse nazionale o addirittura di interesse europeo. Pensate alla rete delle infrastrutture, pensate alla rete energetica. È evidente a tutti che frammentare queste grandi reti con decisioni regionali porta a un uso molto più inefficiente delle risorse. Tra l'altro, diciamo, questa è una cosa di cui abbiamo prova anche per altri fatti prima che si arrivi all'autonomia differenziata, perché su diverse cose, diciamo, alcuni dei ritardi italiani sono anche in parte, diciamo, coimputabili al regionalismo in qualche modo. In parte, io non sono un centralista, quindi in parte. Dipende di che cosa parliamo. Se parliamo di grandi reti infrastrutturali dell'energia, certamente frammentare queste reti è inefficiente economicamente. Avere delle normative ambientali diversificate in un periodo storico nel quale abbiamo bisogno di politiche quantomeno europee se non mondiali in materia di ambiente è una follia, ma pensate all'esperienza del Covid. Pensate all'esperienza del Covid. Che cosa sarebbe successo se Zaia, che voleva andare, fosse andato lui in giro per il mondo a comprarsi i vaccini? Che cosa sarebbe successo se, come voleva Letizia Moratti, all'epoca assessore alla sanità della regione Lombardia, ciascuna regione avesse avuto i vaccini in base al PIL pro capite, cioè vacciniamo prima i lombardi perché se la meritano di più? Quindi è molto un tema di materie, qui non stiamo parlando di materie ma stiamo parlando di elementi di fondo. Questo è il primo motivo, la frammentazione delle competenze. Il secondo motivo è che il ministro dell'economia in un paese come l'Italia ha bisogno dei soldi. Perché ha bisogno dei soldi? Per garantire chi ci presta e i suoi soldi e si compra i titoli di Stato, cioè per gestire il debito pubblico, ma anche per fare le politiche redistributive che il nostro paese, seppure in misura parziale e discutibile, fa. E cioè il bilancio dello Stato è bello, non perché è dello Stato invece di essere delle regioni, ma è bello perché ha una dimensione tale che può fare politiche redistributive, può fare con i soldi, applicando la Costituzione, con i soldi di chi è più abbiente, degli interventi a favore di chi è meno abbiente. Ne facciamo molti meno di 40 anni fa, ma qualche cosa si fa. Se voi togliete l'approvvigionamento di queste risorse al bilancio dello Stato, rendete le politiche nazionali di tipo redistributivo molto più deboli. Sapete chi ha scritto questa frase sovversiva? La Banca d'Italia. E sapete chi ha scritto che se arrivano meno soldi a Roma ci sono problemi nella gestione del debito pubblico? La Commissione europea, nel suo rapporto sull'Italia di luglio. Quindi non sono vezzi o bizze di un professore, sono questioni veramente rilevanti di cui piano piano bisognerebbe discutere. Per questo è così importante, vi ringrazio di informare molto i cittadini, perché sembra una questione di quelli del sud o sembra una questione giuridico-amministrativa di quelle noiosissime che abbiamo fatto all'università quando facevamo diritto amministrativo, che era terribile. No, dentro ci sono un sacco di questioni politiche di fondo, è una cartina a tornasole, diciamo, di grandi questioni che l'Italia deve affrontare nel futuro. Sono decisioni che possono sembrare piccole ma che hanno delle conseguenze poi molto forti nel tempo. Un'ultima cosa, poi lascio la parola per la conclusione, un'ultima domanda se vuole Alessandro, e appunto visto che ti sei occupato anche molto di PNRR, in qualche modo diciamo PNRR almeno diciamo negli obiettivi diciamo espliciti avrebbe in realtà appunto obiettivo anche di riequilibrare le disparità regionali. Volevo capire se gli obiettivi e anche diciamo poi la realizzazione concreta dei piani del PNRR rispetto a questo tutto il percorso dell'autonomia differenziata entra in conflitto, oppure in realtà diciamo anche il PNRR non è che andasse poi in una direzione così diversa. Allora,
E se ci fosse stata già l'autonomia differenziata, così come chiesta da Veneto, Lombardia e Emilia Romagna al momento del PNRR non si poteva fare, nel senso che non poteva che essere la somma di piani regionali per quelle regioni, perché gli ambiti in cui interviene il PNRR sono sostanzialmente tutti gli ambiti in cui hanno richiesto potere. Quindi sarebbe stato un documento intricatissimo che avremmo dovuto portare a Bruxelles col PLRR, Piano Lombardo di Ripresa e Resilienza, PVRR, Piano Veneto, e poi quello degli altri italiani. E naturalmente il riparto dei soldi e le decisioni in merito sarebbero state complicatissime. Chi decide dove, quale pezzo di alta velocità fare, poi arrivi a Pesaro sull'Adriatico e ti fermi perché quello diventa nel PNRR dell'Emilia. Il PNRR dà bene l'idea di come l'Italia diventerebbe un paese ridicolo con l'autonomia differenziata, così come richiesta da queste regioni. Il piano è complicato, non ne possiamo parlare adesso. Molte luci ed ombre, devo dire, mentre prima, quando c'era Draghi, c'era un eccesso di entusiasti, adesso c'è un eccesso di critici, andavano bene quelli, non vanno bene questi. È molto importante che si facciano gli investimenti pubblici. La sua componente di riequilibrio territoriale è sempre stata debole, ma non indifferente. Vediamo che cosa succede. Non c'è motivo al momento di gridare allo scandalo. La revisione che ne ha fatto l'attuale governo è molto politica, anche quella è molto interessante. Io ne ho scritto un po' e quella può provocare qualche squilibrio, ma la partita è sostanzialmente aperta. Dov'è il problema? Che guarda un po', anche chissà poi perché non votano gli italiani, perché anche di questo non, sostanzialmente non se ne capisce nulla. Il dibattito è tutto 22 target, 37 milestone, ce l'abbiamo fatta, adesso ci diamo i soldi, ma le ferrovie le stiamo facendo, queste strutture sanitarie di prossimità le stiamo costruendo, dove le stiamo costruendo? Gli interventi nelle periferie si faranno, quando si faranno, come si faranno? Cioè manca innanzitutto l'informazione statistica analitica. Se seguite Open Polis, che è un sito fantastico che dà informazione su questo, ve ne rendete conto. E poi bisogna fare un passaggio in più per entrare nel merito delle cose che si stanno facendo. Quindi, mentre sull'autonomia differenziata sono nettissimo, sul PNRR invito molto a riflettere, perché non è né la soluzione di tutti i mali né un cumulo di sciocchezze. C'ha dentro tantissime cose importanti, alcune sono state fatte bene, alcune sono fatte male, ma dovrebbe entrare molto di più nel dibattito politico. Vi faccio solo un esempio per farci capire. Che ha fatto il governo Meloni? Ha preso i soldi dagli investimenti pubblici e li ha dati alle imprese. Cioè ha fatto una scelta politica molto forte. È difficile trovare su qualche giornale qualcuno che la racconti questa, ma questo è successo. Naturalmente si può pensare quello che si vuole. Uno può pensare che è giusto perché gli enti locali non spendono e quindi meglio che li diamo alle imprese che quelli con i crediti d'imposta li spendono subito. Io penso che sia sbagliato perché è molto più utile fare gli investimenti pubblici che dare dei crediti d'imposta a pioggia alle imprese. Però è una discussione politica. È questa che manca, capite? È la capacità di comprendere davvero quello che sta succedendo e di discuterlo. Poi ciascuno ha le sue idee, ma dire soltanto che ogni cosa che fa il governo non va bene perché sono lenti, perché noi l'avremmo fatta meglio, non porta lontanissimo. Se non si buttano sul terreno del confronto politico aspetti di merito, è difficile che i cittadini se ne accorgano. No, una cosa che poi mi taccio, scusate se ho preso troppo tempo, ma proprio da questo punto di vista qua, siccome una delle cose che abbiamo sempre sottolineato, no, di criticità del PNRR era il fatto che si trattasse di una mole importante, insomma, non rivoluzionaria, ma consistente di investimenti in conto capitale, quindi in investimenti, mattoni, strutture, eccetera, e però appunto che poi rischiavano in qualche modo di non essere sfruttati appieno dal pubblico, anzi diventare diciamo un po' un viatico per ulteriori diciamo aumento di potere da parte del privato che si sostituisce insomma al pubblico nei servizi essenziali. Mi chiedo se l'autonomia differenziata da questo punto di vista qua non accentua gli aspetti già critici, anche noi non siamo
né apologetici e nemmeno diciamo ultracritici a priori nei confronti del PNRR, però appunto mi chiedo se l'autonomia differenziata da questo punto di vista qua proprio accentua abbastanza necessariamente proprio questo aspetto che è una delle principali criticità, perché magari appunto il PNRR mi darà la possibilità di fare gli ospedali al sud, ma io spesa corrente per metterci dentro i dottori e gli infermieri ce ne avrò ancora meno, già il problema ci sarebbe comunque, ce ne avrò ancora meno e quindi diciamo è veramente un po' il modo per declinarlo nel peggior modo possibile, ecco, nello spettro di possibilità. Sì, è così, perché il PNRR, quando l'ha fatto Draghi, è stato accompagnato da un racconto mitico che arrivava il PNRR e l'Italia diventava un paese di Bengodi. Non è così, è una cosa molto utile, ma è che ha bisogno di quello che viene dopo. Che cosa deve venire dopo? Innanzitutto bisogna continuare ad investire, per continuare a completare le reti, perché in 5 anni non si fa molto, anche per motivi tecnici. Ma soprattutto far sì che queste spese generino servizi. Il caso in questione, proprio chiarissimo, è esattamente quello della sanità, che non a caso è stata significativamente ridotta dal governo Meloni la spesa PNRR sulle case di comunità e sugli ospedali di comunità, perché loro non vedono, secondo me, con grande piacere la sanità pubblica e quindi non vogliono costruire strutture che poi necessitano di personale per farle funzionare. Questo è uno dei grandi temi e su questo siamo un pochettino preoccupati, naturalmente, per usare un eufemismo, perché col nuovo patto di stabilità, avere risorse sufficienti da investire in questi servizi pubblici non sarà facile. E questo si vedrà. Però certamente se a fronte di queste realizzazioni infrastrutturali poi le spese correnti disponibili rimangono così sperequate o diventano più sperequate, che le facciamo a fare le ferrovie in Calabria e in Sicilia, che poi non ci sono i soldi per mandarci i treni, che li facciamo a fare i servizi di sanità territoriale in Campania, che poi non ci sono i soldi per assumere gli infermieri e i medici di prossimità. E le due cose sono abbastanza legate, è tutto, come dire, la butto tutta in politica, perché quello di cui stiamo parlando sono questioni che hanno la loro componente tecnica piuttosto intricata e qui ci siamo, ognuno per quello che capisce, come dire, noi che proviamo a fare da interpreti per il cittadino. Ma poi dentro c'hanno le questioni politiche e c'è bisogno di qualcuno che metta insieme i cittadini e spieghi loro, le grandi scelte che ci sono sotto. Ale. Sì, no, ultimissima cosa era legato appunto al premierato, cioè che si dice che in qualche modo queste due riforme siano collegate, sia perché c'è stata una sorta di, diciamo, di trattativa tra Lega e Fratelli d'Italia, nel senso io ti do il premierato e te mi dai appunto l'autonomia differenziata, e poi anche lo sapere se invece sono legate in qualche modo proprio anche dal punto di vista giuridico-legislativo. Dunque, giuridicamente no, perché una è una riforma della Costituzione e l'altra è un'attuazione della Costituzione, quindi sono due percorsi diversi, il che le rende particolarmente complicato perché è chiaro che si marcano a vicenda la Lega e Fratelli d'Italia perché vogliono andare in parallelo. E stanno insieme perché sono due proposte di due partiti che hanno vinto le elezioni stando in coalizione. Se stavano in coalizione anche gli altri non finiva così, ma loro sono stati più intelligenti, si sono messi in coalizione, hanno vinto la maggioranza, chapeau, hanno vinto le elezioni. E quindi hanno fatto uno più uno, ma non è affatto detto che siano coerenti. In particolare dipende moltissimo dalle materie, e nel senso che un presidente del Consiglio può essere più o meno capace di guidare il paese a seconda anche dei poteri che ha. In generale, tutte e due questi cambiamenti sono coerenti, una coerenza ce l'hanno, cioè sono coerenti con l'idea che meno persone decidono, meglio è per tutti. Perché delle tante favole che si raccontano con l'autonomia differenziata è quella che dà il potere ai cittadini, ma neanche per idea, dà il potere ai presidenti delle regioni. E gli esecutivi regionali sono estremamente forti, si votano una volta ogni 5 anni e poi addio, neanche i consigli regionali contano niente, contano soltanto i presidenti che trascinano con sé gli assessori, quindi contano relativamente poco anche gli assessori, contano i presidenti. Grazie.
e quindi meno persone decidono, le cose da fare sono chiare a tutti, meno persone decidono e più poteri hanno per decidere, meglio è. È una lettura alla quale personalmente credo esattamente l'opposto, e cioè credo che i paesi che vanno avanti sono quelli che perdono tempo con la partecipazione e con la democrazia, ma anche su questo ognuno ha le sue idee. E da questo punto di vista li vedo coerenti, sono sostanzialmente un processo di limitazione degli spazi democratici del paese, tutte e due. Chiarissimo, chiarissimo. Professore, allora noi la ringraziamo tantissimo perché insomma Grazie davvero. ci ha chiarito perfettamente tutti gli aspetti, sia politici che poi anche tecnici, giuridici, ma amministrativi, insomma, che sono sempre quelli un pochino più ostici da capire. E speriamo di riaverla, insomma, presto con noi, quindi probabilmente la ricontatteremo. Quindi io la ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima. Grazie a Grazie. tutti, buona serata, grazie.